Punto è il momento della rubrica Controcorrente a cura del dottor Marco Belelli. Noi provvediamo immediatamente a stabilire il collegamento con il dottor Marco Belelli e Gianni Colacione. Partiamo da Gianni Colacione, che sarà colui che condurrà questo spazio, e aggiungiamo alla conferenza naturalmente anche il dottor Marco Belelli. Vediamo un po'. Ciao Gianni, sei in linea? Perfetto. Eccoci qui, siamo pronti. Allora, miglioriamo un attimo l'inquadratura. Vediamo, dovrebbe rispondere anche Marco a momenti. Pronto Marco, ci sei? No, ancora no, quindi aspettiamo un attimo che risponda. Eccoci. Eccomi. Ciao Marco, ci senti? Sì, ti sento, adesso metto la telecamera. Perfetto, ah ecco, sta arrivando anche il video, perfetto, ottimo. Anzi, ecco, perfetto, vediamo Marco Belelli, il dottor Marco Belelli, il segretario dell'Associazione Radicale Libertà e Partecipazione, Associazione Radicale di Genova e Savona. Lascio la conduzione a Gianni Colacione, prima introduco naturalmente il loro video, lascio la conduzione a Gianni Colacione di questa rubrica di Controcorrente, Crisi Italiana. Verso il crollo del regime o la partitocrazia resisterà? Bellissima domanda, lasciamo la risposta proprio a Marco Belelli. Allora, un saluto ancora a Saluto. tutti coloro che ci seguono, un saluto a Marco, ringraziamo di questa collaborazione, diciamo in questo spazio da opinionista, che quest'oggi diciamo, indirizziamo in qualche modo verso questo tema, questo argomento abbastanza vasto, ma nello senso appunto pieno di possibili diciamo, visioni e previsioni, visto che siamo in tema. Il crollo del regime oppure la possibilità che la partitocrazia resista. Siamo in un momento abbastanza drammatico da un punto di vista economico dell'Italia, ma io secondo me direi anche politico, perché non mi sembra che le cose possono essere scisse in modo totale. E sia la destra che la sinistra in qualche modo non registrano grandi incrementi di consensi, soprattutto per quanto riguarda le previsioni, i sondaggi e così via, mentre invece si ingrandisce un po' il cosiddetto partito degli astenuti. Allora tu, Marco Belelli, alias Divino Telma, come vedi un pochino la situazione? Intanto saluto tutti gli ascoltatori di questa televisione libera radicale. Ho ricevuto anche alcune mail con suggerimenti su temi possibili da affrontare e certo questo mi fa piacere perché vuol dire che questa è una televisione seguita, il programma è seguito, speriamo lo sia sempre di più col passare del tempo. Non ho preparato come è mia abitudine, come non faccio mai, qualcosa di scritto, perché quando si hanno le idee chiare non c'è bisogno di scrivere. La mente è in grado di gestire. Comincerei, visto che da qualche spunto bisogna cominciare, comincerei dall'incontro che ho avuto con Marco Pannella pochi giorni fa via radio durante il programma dove sono ospitato tutti i giorni, cioè Un giorno da pecora di Radio 2 Rai. Marco Pannella era stato intervistato su temi vari, ma la domanda specifica che a me era stata posta era se il Partito Radicale sarebbe andato a destra oppure a sinistra alle prossime elezioni politiche generali. E io, interagendo appunto col programma, ho risposto che mi sembrava altamente improbabile che il Partito Radicale potesse accorparsi nuovamente col centro-sinistra. E d'altro canto mi sembrava peregrina l'ipotesi che potesse accorparsi col centrodestra.
a questo punto i conduttori naturalmente hanno detto, ma allora lei sta ipotizzando che i radicali andranno da soli. Hanno chiesto la conferma a Marco Pannella e la risposta di Marco Pannella è stata interpretata come un sì. Cioè Marco Pannella, secondo il giudizio dei conduttori, ha confermato la mia analisi. Poi naturalmente di qui alle elezioni politiche possono ancora succedere tante cose, si vedrà. Comunque è interessante osservare che questa ipotesi non è affatto lontana dalla realtà, ma anzi esiste. È una ipotesi molto concreta che i radicali possono andare alle prossime elezioni da soli, piuttosto che in cattiva compagnia o di qui o di là. A questo punto siamo arrivati al discorso delle elezioni politiche generali, che è strettamente collegato al discorso della crisi politica italiana. Ma crisi di che cosa? Ecco, vediamo di capire, perché è una crisi stratificata, come tutti sanno. C'è una crisi politica, c'è una crisi economica, c'è una crisi anche morale. E soprattutto abbiamo, e questo è un dato evidente sotto gli occhi di tutti, un livello politico estremamente basso. Siamo neppure al primo piano, neppure al piano terra, siamo al sottoscala. Si tratta di gente, non dico tutti naturalmente, perché qualche eccezione c'è, ci sono anche persone che sanno persino parlare in italiano, che sanno persino usare i congiuntivi. Ma sono pochi, sono pochi. La stragrande parte invece della classe politica italiana, in particolare quella che risiede nei due palazzi di Roma, lautamente pagati, facendo poco e nulla, non sanno in effetti parlare neanche l'italiano. Ma non è solo questo, è solo che proprio non hanno alcuna base dottrinale, alcuna base di capacità politica, non hanno progetti, non hanno programmi, non sanno dove andare e probabilmente molti di loro non sanno bene neppure dove sono, perché a forza di girare fra la destra, la sinistra, il centro-destra, il centro-sinistra, è un giro tondo, per cui quello che prima era a destra poi si ritrova a sinistra, quello che prima era a sinistra si ritrova al centro per poi spostarsi a destra e poi ricominciare da capo. Avete probabilmente presente il gioco dell'oca o similari giochi, ed è questo che offre lo spettacolo politico italiano. Crollerà o non crollerà? È una bella domanda. Potrebbe anche crollare, ma ci sono tanti modi per crollare. Si può crollare in modo cruento, per esempio, come si è visto in questi giorni in Libia, e si era visto prima in Iraq, e si era visto prima ancora in Romania. Oppure si può crollare in modo incruento. Che questo sistema, così com'è, non possa andare avanti, non vi è dubbio. È destinato a ruinare, resta però da capire quando ciò accadrà e in che modo ciò accadrà. Se le spinte, quelle spinte che sono state anche visualizzate a Roma pochi giorni fa, e mi riferisco naturalmente agli scontri in Roma, che tutti hanno visto, a quelle scene incredibili, indegne di un paese civile, certamente, solo che qual è ormai un paese civile? Visto che le stesse cose che sono accadute a Roma in realtà sono accadute anche in altri paesi, per cui c'è da porsi il quesito. Quando si sentono queste frasi, ogni tanto si sentono nei telegiornali del regime, appunto è successo qualcosa,
che va oltre, qualcosa che viola la coscienza civile e che non appartiene ad un paese civile, a questo punto bisognerebbe capire dove sono i paesi civili in questo momento. Tanto per ricordare, Marco, tanto per ricordare, parliamo di Madrid, parliamo di Parigi, parliamo di Londra, parliamo di Atene. Insomma, siamo circondati, esatto, in Italia, per non parlare poi del Nord Africa. Esatto, e per non parlare della Russia di dell'attuale zar con i suoi problemi in Cecenia, o della Bielorussia col suo dittatore di cartapesta, però omaggiato da diversi, non solo dai russi, anche da Berlusconi, perché tutti sanno che il dittatore della Bielorussia aveva ricevuto, un po' come l'aveva ricevuta Gheddafi, la visita, e credo anche più di una, ma comunque una visita molto plateale da parte appunto di Silvio. Quindi è una situazione dove l'eccezione è la civiltà giuridica, non la regola. Dicevamo, come accade, qual è l'insegnamento che la storia ci offre circa il crollo dei regimi? Per implosione, a volte per esplosione, oppure per il concerto dei due elementi. La rivoluzione che qualcuno ha evocato, può darsi, perché no? Quello che è successo in tanti altri paesi potrebbe succedere anche in Italia. Ci potrebbe essere un crollo causato da una rivoluzione, oppure un crollo del regime attuale, e capisco che questo discorso può sconcertare e creare problemi mentali a certe persone diciamo molto credulone, molto fiduciose, e che comunque vogliono vivere in un mondo ideale che non esiste. Ci potrebbe essere anche un crollo derivante da interventi militari o paramilitari, come già è accaduto in molti paesi. E non è detto, questo concetto credo di averlo già esposto in diverse occasioni, anche in occasioni radicali, non è detto che giunti al crepuscolo, quando tutto crolla, quando non ci sono vie d'uscita, quando i cosiddetti politici responsabili, e non mi riferisco soltanto a quella macchietta di Scilipoti, mi riferisco a quelli che apparentemente non sono macchiette, ma che sono certamente irresponsabili. Se è chiaro che se queste brave persone, la cui unica vera preoccupazione è arraffare alla fine del mese un bel po' di quattrini, ben sapendo che poi andranno in pensione con un vitalizio altrettanto corroborante, quando l'esasperazione del popolo, opportunamente fomentata da coloro che hanno interesse a fomentarla, giungerà al punto estremo, il popolo potrà anche reagire, anche violentemente. È già successo nella storia e potrebbe ancora accadere. O in alternativa, in assenza di una iniziativa seria, rapida, credibile della classe politica, che al momento non sembra essere in grado di porre in essere nient'altro che vane ciance, in alternativa si può ipotizzare l'intervento di forze militari, come dicevo, o paramilitari, che per esempio possano mettere in mora gli attuali parlamentari di destra, di sinistra e di centro, sciogliere il Parlamento, modificare la legge elettorale, andare velocemente al voto, aprire inchieste su fatti corruttivi di particolare rilevanza,
e poi naturalmente ridare il potere al popolo e agli organi parlamentari eletti. È fantasia questa? No, no, assolutamente no, è già successo. E in certi casi è stato proprio l'intervento di forze militari o paramilitari a risolvere il problema e a tutelare le esigenze del paese. Si pensi ad esempio al Portogallo del 75, quando dopo la caduta di Salazar e il governo di Caetano, come è noto, grazie alla cosiddetta rivoluzione dei garofani, la dittatura è crollata ed è nata la democrazia. Quella democrazia che grazie alla ribellione di questi militari coi garofani c'è, e senza la loro ribellione non ci sarebbe. Quindi cosa dobbiamo dire? Che in quel caso l'esercito del Portogallo ha commesso un'impietà? Ma niente affatto, in quel caso l'esercito del Portogallo con questa rivoluzione rapida e incruenta ha salvato il paese e ha restituito il potere al popolo. E poi ci sarebbero anche altri interessanti casi in cui si potrebbe facilmente dimostrare, anche se alcuni contesterebbero, ma in realtà in una prospettiva serena di disincanto storico si potrebbe osservare che grazie all'esercito turco al potere c'è ancora un parlamento eletto democraticamente. Qualora l'esercito turco fosse posto in condizione di non intervento e neutralizzato e non vi fossero più argini al dilagare della forza islamica, potremmo trovarci in una situazione di stato clericale, esattamente come è accaduto in Iran con la rivoluzione khomeinista. Quindi, come si vede, anche in questo caso è la presenza autorevole dell'esercito che impedisce lo slittamento verso l'esaspirazione islamica e consente alla Turchia una precaria vicinanza, non certo ancora un inserimento, perché effettivamente i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Pochi giorni fa la Turchia ha bombardato i curdi, per quel che ci risulta. Quindi francamente avere in Europa uno Stato che si mette ad libitum a bombardare i propri concittadini o i propri vicini quando lo ritiene opportuno, su questo bisogna riflettere. E poi c'è anche il caso, naturalmente, c'è anche il caso russo. Parlo della Russia dell'immediato dopo Unione Sovietica, quando Yeltsin, servendosi anche dell'esercito o comunque giocando con l'esercito un ruolo equilibrato e pacificatore, è riuscito a trasbordare la Russia dai sovieti ad una repubblica sia pure molto incerta, sia pure molto gracile, però certo molto meglio che non la cosiddetta Repubblica Socialista Sovietica che esisteva fino all'inizio degli anni 90. Ora, ascolta Marco, le tue digressioni sono molto importanti e interessanti perché danno un pochino il senso di una continuità un po' nella storia che c'è stata, di contiguità anche alle varie longitudini e latitudini. Quello che volevo dirti è che volevo insomma sollecitarti su una cosa, cioè la capacità di autoriformarsi, in pratica, che poi è un po' questa, di un sistema, può anche essere in qualche modo prevista o provocata anche dai gruppi che sono un po' quelli là che convogliano le opinioni politiche, la partecipazione, cioè i partiti che al loro interno abbiano
un sistema democratico di partecipazione, e in questo senso parlo appunto della partecipazione dei cittadini, parlo delle primarie, ma parlo anche dei congressi, che non tutti fanno in modo frequente, come per esempio il congresso, come per esempio i radicali che stanno per celebrare un loro congresso, il prossimo futuro a Chianciano. Sì, tu hai toccato un tema che è certamente, come dire, dirimente, è un tema centrale, di cui anche si era parlato in diverse occasioni, anche in congressi radicali, e cioè il problema della organizzazione dei partiti in Italia, ed è indubbio che così come sono organizzati alcuni partiti italiani, in essi non vi è democrazia, in essi vi è una sfacciata violazione della Costituzione, perché la Costituzione prevede sulla carta che i partiti dovrebbero ispirarsi ad una concezione interna democratica, dovrebbero avere una strutturazione democratica. Ora, si può definire democratico un partito cesarista, come quello appunto che tutti hanno nella mente, l'attuale PDL, il partito della gnocca, come è stato autorevolmente definito dal suo fondatore. Ora, questo partito della gnocca può definirsi democratico? No, naturalmente. Anche un babbeo capisce che non c'è nulla di democratico nell'acclamare un caudillo. Poi altre situazioni. Avevamo, adesso è un po' più complessa la cosa, ma fino a non molto tempo fa, quando esisteva, prima della unificazione e l'ingresso nel PDL, quando esisteva il partito di Alleanza Nazionale, anche su quello si sarebbero potuti fare molti discorsi e soprattutto esercitare il diritto di critica, perché anche lì vi era un evidente eccesso di leaderismo, vi era un evidente culto della personalità, non vi erano strutture democratiche se non in apparenza. Ma ancora peggio poi è il caso della Lega, perché il caso della Lega abbiamo, e alla luce del sole tra l'altro, un esempio di esercizio sovrano di dittatura permanente. Non contano nulla gli iscritti, non contano nulla i cosiddetti dirigenti, tranne qualcuno che ha un pizzico di coraggio e che comincia a dire di no, o che comunque comincia a formulare qualche dubbio. La struttura, l'organizzazione, l'impostazione giuridica di questo partito fa sì che il Duce Supremo abbia tutti i poteri e che agli altri sia consentito soltanto di dire di sì o in qualche rara occasione di dissentire molto velatamente, con molta prudenza, per tema di essere scacciati, naturalmente, perché il Duce ha nel suo pugno il potere di scacciare in qualunque momento chiunque voglia, di mettere o di non mettere nelle liste elettorali chiunque voglia. E qui arriviamo al discorso molto attuale della legge elettorale, che, come tutti intuiscono, è saldamente ancorata al problema del meccanismo più generale politico. Che questa legge elettorale sia una porcata lo sanno anche gli infanti, penso. Attenzione a una cosa. Qualcuno avrà sentito Silvio, che si è presentato in qualche tribuna, in qualche occasione, eccetera, eccetera, ampiamente ripreso dai media, e che non esclude più la possibilità di riforma elettorale, ammette bontà sua l'ipotesi che possano essere reintrodotte le preferenze. Ora, qui dobbiamo parlarci molto chiaro, qualcuno l'ha già capito, ma qualcuno forse no. Indubbiamente
le preferenze sono cosa buona e giusta se significano esercizio di libertà, possibilità di scelta fra candidati dopo aver conosciuto cotesti, non al buio naturalmente, tutto giusto, tutto condivisibile. Però, caro Silvio, non è questo il nocciolo. Modificare soltanto l'aspetto delle preferenze modifica solo marginalmente il problema vero, non la sostanza, che non è minimamente intaccata. E qual è la sostanza? La sostanza è che questi 5 o 6 despoti che hanno nelle loro mani tutto il potere elargito dalle norme giuridiche che loro stessi si sono fatti, questi segretari di partito in sostanza, con preferenze o senza preferenze, avrebbero comunque nelle loro mani la possibilità di formare le liste, esattamente come vogliono, mettendo nelle liste esattamente chi vogliono, cioè i loro amici, ed eliminando dalle liste, o non inserendoli, coloro che a loro sono sgraditi. Perché è questo che accadrebbe. Poi che importanza può avere il fatto che ci siano le preferenze quando la lista è bloccata ab origine? Che problema ci sarebbe per un plutocrate, per esempio, una volta che ha formato la lista bloccata nella sua stanzetta odorosa di piacevoli aromi, pensoso sui destini dell'Italia? Che problema ci sarebbe a far eleggere gli amici? Perché a quel punto basterebbe spostare qualche milione di euro nelle candidature degli amici per aiutarli in modo decisivo a farli eleggere una volta che sono stati messi nelle liste. Basterebbe invitare gli amici nei programmi radio e televisivi o dare loro spazi a pagamento nei media già controllati in larga misura. Quindi capite che se si vuole uscire fuori da questa morta gora di sistema politico italiano bloccato, le preferenze sono proprio una delle ultime cose, e infatti non a caso non ne parlano alcuni politici, preferiscono concentrare l'attenzione sulle preferenze, che sono un po' uno specchietto per le allodole, ben sapendo che l'uomo medio, il cittadino medio italiano, non conosce i meccanismi e i segreti delle leggi elettorali, non capisce che il nocciolo vero non è la preferenza, il nocciolo della democrazia non è la preferenza viene dopo. Prima occorre far sì che questi 5 o 6 despoti siano fortemente ridimensionati. Il potere reale deve passare al popolo, si potrà poi discutere se introdurre collegi uninominali ad un turno o a due turni, qua la discussione è ampia. Personalmente io ho sempre ritenuto e continuo a ritenere che sia molto più sensato, molto più democratico un sistema elettorale uninominale a due turni, non ad uno, a due, così come accade per esempio in Francia. E questo per ragioni che mi sembrano talmente ovvie che francamente non si capisce, perché bisogna ritornarci in continuazione. Marco, ma comunque possiamo... scusa se ti interrompo, come tu sai qui abbiamo appunto questa TV radicale abbastanza interattiva e abbiamo una domanda che ci viene dalla chat. Tu prima avevi parlato di partiti cesaristici e ci sta Americano, che è un nostro polemico, diciamo, web video ascoltatore, che ci chiede se il PRT è un partito cesaristico. Come si sente di rispondere? Stai parlando del partito di radicali italiani, no? Ho capito bene. Allora, no, allora, guarda, la domanda è questa che pone Americano. Il PRT, tra parentesi, non radicali italiani, che è un'associazione,
il PRT è un partito cesaristico, in 20 anni ha fatto 2 congressi, non ha segretario né tesoriere e si maschera da lista pannella per le elezioni. Oh, secondo te come si potrebbe rispondere? Io non ho capito cos'è questo RPRT, che cos'è, scusa? È il Partito Radicale Transnazionale, perché dice americano che Radicali Italiani è un'associazione, quindi parla del PRT che ha fatto, dice americano, in 20 anni 2 congressi e chiede appunto, e si maschera da lista pannella e chiede se sia, secondo te, un partito cesaristico. Ma allora, io conosco il partito di Radicali Italiani in quanto la prima tessera radicale l'ho presa oltre 30 anni fa, nel lontano 1975, sono andata a molti congressi e ho capito come funziona. Non so invece molto del partito transnazionale. Se tu mi dici, se questo amico dice che ci sono stati 2 congressi in 20 anni, beh, già questo mi induce quantomeno a pensare che tanto democratico non possa essere, perché francamente come si può immaginare di fare 2 congressi in 20 anni? Persino in Unione Sovietica c'era una maggiore frequenza di congressi, sia pure controllati dall'alto. Se poi però vogliamo entrare nel concreto e dire che invece il partito dei Radicali Italiani, quello che fa i congressi tutti gli anni, si trova oppure non si trova in una situazione similare, allora occorre osservare che vi sono degli indubbi problemi, come molti iscritti hanno già evidenziato, vi sono degli indubbi problemi di democrazia interna anche in questo partito. E vi è anche in questo partito un bonario cesarismo che è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo una serie di cosiddetti dirigenti, alcuni di buone capacità, altri di modeste capacità, altri di nessuna capacità, però tutti in comune ne hanno almeno una, cioè l'ossequio servile nei confronti del leader. Ora, è indubbio che Marco Pannella è una persona di notevoli capacità e ha grandi meriti, però io credo che anche a Marco Pannella, tutto sommato, dia molto fastidio essere circondato da una moltitudine di servi, perché sono servi, non vi è il minimo dubbio, hanno un solo obiettivo: arraffare un cadreghino, in particolare un cadreghino parlamentare, e ora si trovano in una situazione estremamente delicata e sono entrati in fibrillazione, perché se accadesse quello che Marco Pannella ha annunciato o ha lasciato intendere a Un Giorno da Pecora pochi giorni fa, e cioè che i radicali potrebbero non andare né a destra né a sinistra alle prossime elezioni politiche, il che coincide anche con la mia valutazione, se ciò accadesse, naturalmente le loro speranze di avvaffare un succoso cadreghino svanirebbero, perché andando da soli i radicali non hanno alcuna possibilità di entrare in Parlamento. Quindi sono giorni veramente di apprensione per queste persone. Ma chissà che un bel lavacro purificatore, 5 o 6 anni senza cadreghini parlamentari, non servano a restituire al Partito Radicale quello sprint di un tempo, quella verginità di un tempo, quella voglia di fare di un tempo e anche direi quella purezza ideologica ed etica. Comunque Marco, dobbiamo dire una cosa, se mi consenti, certo. Dobbiamo dire per correttezza americano che intanto Radicali Italiani, che poi si voglia chiamarlo partito, associazione, insomma un contenitore politico, si sottopone
tra virgolette, si sottopone, insomma, la leadership si sottopone al, a un congresso ogni anno a cui possono partecipare tutti gli iscritti, in cui possono parlare tutti iscritti e non iscritti, e a cui i cui iscritti tutti quanti possono votare un segretario, quindi non per delegati, questo tanto per marcare una differenza rispetto ad altri contenitori politici, non so americano a cosa è abituato. E poi comunque sia che il PRT, il Partito Radicale Transnazionale Non Violento Transpartito, anche lui ha un appuntamento con un congresso che si dovrebbe tenere a dicembre. Marco Pannella oggi l'ha detto su Radio Radicale, anche un tono un po' polemico perché se ne parla poco, comunque si terrà a dicembre a Roma, mi pare dall'8 all'11 se non ho capito male, e quindi insomma sono contenitori che comunque sia, essendo creature umane in qualche modo, hanno tutti quanti le, diciamo, le manchevolezze di, degli esseri umani, ma che comunque sia, insomma, si sottopongono sempre a una verifica interna, che mi sembra una buona diciamo una ragionevole approssimazione a un sistema democratico, come quello appunto di un congresso in cui gli iscritti tutti quanti partecipano alla, all'elezione dei relativi, le cariche, delle relative cariche elettive, insomma. Non credi appunto che questo valga la pena, insomma, marcare questa differenza? Ma certamente sì, cioè le cose che dici sono ampiamente condivisibili e io le davo per scontate. Non vi è dubbio, l'ho anche detto in diverse occasioni, non vi è dubbio che se raffrontato alle altre formazioni politiche del centrodestra e del centrosinistra, sia per la gestione democratica, diciamo così, sia per altri aspetti, non vi è dubbio che il Partito dei Radicali Italiani ha qualcosa in più, non certamente qualcosa in meno. D'altra parte, se così non fosse, io non l'avrei neanche votato e appoggiato in numerose circostanze e anche pubblicamente. Sì, il Partito Radicale è certamente, diciamo, se non il meglio in assoluto, il meno peggio. Quello che però io intendevo rimarcare è che si può ancora fare molto, per esempio, per fare un esempio concreto, io ho sempre sostenuto che per l'indicazione dei candidati alle elezioni, anche politiche, il partito dei radicali italiani avrebbe dovuto organizzare delle primarie per dare agli iscritti la possibilità di decidere chi candidare. Si può fare, non si può fare? Io penso di sì, se si vuole si può fare. In pratica si tratta di restituire agli iscritti radicali quel potere di scelta che attualmente non hanno, perché attualmente, se ci fossero delle elezioni politiche, non è che i radicali sono consultati, si riuniscono delle persone senza aver fatto alcuna primaria, senza aver fatto alcuna consultazione se non fra loro stessi, e decidono. Questa è un altro elemento che mi ha sempre sconcertato, devo dire, per un partito che invece dovrebbe fare della trasparenza la sua bandiera ideologica, è il meccanismo di votazione nei congressi radicali. È un meccanismo di votazione cervellotico che capiscono solo alcuni specialisti, che si presta a tante cose. E a me pare che sarebbe un bel esempio di trasparenza, di democrazia e di altro ancora, anche in quei casi che sono fondamentali, come il prossimo congresso di Chianciano, dove io conto andare, anche lì bisognerebbe fare in modo che gli iscritti presenti, quando saranno chiamati a votare, almeno capiscano come funziona il sistema elettorale. Mentre è noto a tutti, o almeno è noto a chi va a questi congressi, che si tratta di meccanismi molto contorti
meccanismi studiati, si direbbe apposta, non per facilitare la comprensione, ma per facilitare il suo esatto contrario, cioè la incomprensione. Sì, Marco, ti devo fermare perché abbiamo sforato di parecchio. Sì, incombe a me l'ingrato compito, sì, di interrompere. Aspetta un attimo che, sì, volevo fare una chiosa di chiusura. Volevo dire a Marco, appunto, Benelli, che è stato molto interessante il suo apporto, e che di questo, diciamo, ultimo tema di cui stava parlando, cioè la partecipazione in qualche modo e anche i sistemi elettorali e così via, diciamo, sarà contiguo alla tematica che tratteremo nell'appuntamento successivo, che sarà condotto da Stefano Russo con ospite Stefano Bilotti. Quindi comunque daremo appuntamento a Marco Benelli a un prossimo appuntamento per un nuovo argomento. Ringrazio ovviamente a tutti quanti loro che ci hanno seguito e vi do appunto sempre appuntamento alle prossime trasmissioni di TV Radicale. Ecco, grazie ancora a Marco Benelli. Ecco, ringraziamo, grazie ringraziamo il dottor Marco Benelli, ringraziamo anche Gianni Coracione, torniamo nello studio.